Si infiamma improvvisamente il mercato del calcio Foggia. Dall'Inter i rossoneri hanno pescato Lorenzo Peschetola, centrocampista classe 2003, che si è legato al club di Viale Ofanto fino al 30 giugno 2023. Con il club nerazzurro il fantasista abruzzese è stato campione d'Italia, vestendo la maglia della formazione Primavera 1 al termine della stagione 2021-2022. Belviso sta cercando in queste ore di chiudere altre trattative. Piacciono Riccardo Tonin, attaccante del Milan, e Diego Peralta, esterno offensivo della Ternana. Sempre dagli Umbri, il Foggia cercherà di ottenere anche il centrocampista Salzano, che assieme all'acquisto di Odier alzerebbe e non poco il tasso tecnico della rosa. Sondato il terreno anche per il terzino Luca Stanga, sempre di proprietà del Milan, e incessanti sono i contatti con il Monterosi per assicurarsi le prestazioni del bomber Costantino. Discorso diverso per Kragl, l'esterno offensivo tedesco dovrebbe partire con il gruppo rossonero per il ritiro in Friuli Venezia Giulia, dove si giocherà le proprie carte per convincere Boscaglia a rimanere. Intanto la prossima settimana, con ogni probabilità, sarà presentata la campagna abbonamenti, che spingerà i tifosi rossoneri ad assicurarsi un posto da Zaccheria per il prossimo anno.